Dopo il sopralluogo nel deposito dell'ex mercato ittico, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Chiara Ficare e Francesco Burgio, hanno presentato un'interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio Comunale e all'assessore alla mobilità e trasporti. I due pentastellati chiedono quale sarà il destino dei bus navetta in disuso e delle biciclette del servizio GoBike, attualmente parcheggiate nel capannone di Largo Rezzo della Targia. Noi siamo stati spinti dal dato pubblicato la scorsa settimana che vede un calo dell'8,3% del livello turistico a Siracusa. Il dato è stato allarmante, per questo motivo insieme al consigliere Burgio abbiamo deciso di ricercare le motivazioni per cui una città d'arte come Siracusa, che gode delle coste più belle della Sicilia, abbia potuto subire un calo e quindi una perdita turistica piuttosto che un incremento. Per ricercare la motivazione abbiamo deciso di fare un sopralluogo e fare la conta dei servizi. Il sopralluogo fatto all'interno dell'ex mercato ittico è stato una scoperta davvero deludente. Il cittadino potrebbe usufruire di tanti mezzi che abbiamo a disposizione, così come anche il turista che viene in vacanza. Andando ai numeri, quanti sono i mezzi, quindi quante le navette e quante le go bike parcheggiate inutilizzate all'interno dell'ex mercato ittico? Allora, all'interno del mercato ittico abbiamo notato 3 navette più un centinaio di bici. Dalle foto che abbiamo fatto abbiamo notato lo stato di abbandono dei beni di nostra proprietà, perché voglio ricordare a noi tutti che sono arrivati in occasione del G8, importantissimo evento per la nostra città. Non siamo solamente qui io e la mia collega Chiara Ficara a denunciare il fatto. Chiediamo e pretendiamo all'amministrazione e quindi al Sindaco Italia una risposta chiara da dare alla città. Vogliamo che si riattivi un servizio così importante come lo è stato in tempi passati, anche perché una città come la nostra, Siracusa, ricca di storia, non può non dare anche questi servizi che reputo sono fondamentali. Qual è la soluzione che proponete? Sicuramente mettere in circolo questi mezzi per dare ai turisti un servizio in più, per godere delle bellezze della nostra Siracusa e delle bellezze della costiera, soprattutto della zona balneare.